Quando gli interessi privati superano gli interessi pubblici, i rischi sono elevati, come dimostra la difficile situazione dell'ambiente a Cremona, dove le grida d'allarme si ripetono da decenni senza ricevere risposte. Preoccupano la notevole diffusione dei motori diesel, l'uso di sostanze inquinanti nella zootecnia e gli spandimenti di fanghi e liquami in agricoltura. D'altro lato, la mobilità elettrica è ancora molto rara. Gli stessi incentivi per la rottamazione dei veicoli obsoleti sono ancora molto ridotti. Non ci sono provvedimenti che tengano conto dei cambiamenti climatici, di cui si discuterà domani in Consiglio regionale. La conseguenza della mancanza di una svolta, mentre gli allarmi si inaspriscono e gli indicatori si aggravano, è che l'incidenza dell'inquinamento reso legale dalla carenza di leggi adeguate diventi troppo pesante. Uno dei modelli negativi è Taranto, dove l'inquinamento dell'Ilva sta di nuovo aumentando, tanto che persino i bambini muoiono di tumore, cancro al cervello, fibrosi cistica, neuroblastoma, leucemia. Il rischio è che anche Cremona, in nome dei posti di lavoro, si stia incamminando sulla stessa strada. Oggi l'Associazione dei genitori tarantini organizza una fiaccolata per tutte le piccole vittime di malattie mortali connesse all'inquinamento. Il 25 di gennaio, esattamente un mese fa, moriva, ci lasciava un'altra giovane, piccolissima vittima dell'inquinamento industriale che Taranto da 60 anni subisce costantemente, 24 ore su 24, ogni giorno dell'anno. E quindi, proprio in occasione del trigesimo della morte di Giorgio, questo era il suo nome, abbiamo voluto organizzare una fiaccolata per ricordare lui e tutte le altre piccole vittime dell'inquinamento industriale tarantino. Abbiamo chiesto che questa fiaccolata si svolga nell'assoluto silenzio, affinché sia il silenzio a parlare, a urlare il dolore di un'intera comunità. Purtroppo, come dire, la cattiveria umana e il disinteresse, o meglio, l'interesse privato, prevalgono ancora rispetto all'interesse della collettività. Ed è un continuo calpestare la Costituzione. La percentuale di morti infantili non si può dire. Si può dire qualche cosa in più, di più preciso. Quello che è lo studio Sentieri, lo studio Forastiere e altri studi commissionati dal Ministero della Salute ci dicono, per esempio, un'incidenza tumorale nei bambini da 0 a 14 anni, le do solo questo dato giusto per rendersi conto, un'incidenza tumorale nei bambini da 0 a 14 anni del 54% in più rispetto alla media regionale e nazionale.